Allora, salve a tutti, cari amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia, che segue da molti anni e combatte da molti anni questo crimine contro l'umanità. Persone che vengono sottoposte a torture, lavaggi del cervello, stalker organizzato, vengono attaccati con armi e frequenze, manipolano i loro parenti, i loro amici, persone che sono definite target individuals. Adesso abbiamo in diretta un ragazzo che farà una intervista testimonianza perché vuole dire alle altre vittime che vengono sottoposte a questi attacchi e queste manipolazioni, la sua esperienza, perché è una cosa molto importante fare queste interviste e testimonianza per far capire alle altre persone che ci ascoltano da casa o che ascolteranno queste registrazioni che non sono sole e che si possono unire ai nostri gruppi. Noi abbiamo creato un gruppo di ascolto e di aiuto morale a Roma tramite un'associazione del Centro Italiano Ricerche e insieme stiamo cercando di effettuare eventi, fare eventi o conferenze o convegni per aiutare queste persone proprio e per farle mettere in una sorta di gruppo che possa rendergli la vita più semplice, più facile, che gli possa far capire la situazione che gli sta capitando intorno, perché molte di queste vittime vengono considerate pazzi e malati di mente, ma fidatevi, sono brave persone e non sono pazzi e neanche malati di mente. Sono attaccati da queste armi, da queste agenzie deviate che li vogliono far sembrare persone con problemi psichici, ma non è così. Quindi lascio la parola adesso al nostro amico, ascoltate la sua intervista testimonianza. Salve, buonasera, io volevo testimoniare di questa cosa un po' surreale che è lo stalking organizzato di gruppo, che purtroppo chi non lo vive, diciamo che fa fatica a capire, diciamo, quello che è lo stato d'animo delle persone che subiscono tali reati, ma purtroppo è una cosa vera. Sono delle agenzie deviate, come dice Emiliano, che non so se sono sotto copertura dallo Stato, se sono qualcosa che è al di sopra dello Stato o che non c'entra niente con lo Stato, ma fatto sta che queste persone qui sono messe nella popolazione come spie civili, diciamo spie citizen, da quello che ho capito su internet dalle varie testimonianze di altre vittime. La mia storia inizia, io sono un ragazzo molto, molto, molto normale, faccio una vita normalissima, sono un moderato sia a livello politico sia a livello di persona, lavoravo in un'azienda multinazionale italiana molto importante, in tanti anni di lavoro ci ho lavorato 13 anni, ho fatto vari lavori in tutta l'azienda come operaio metalmeccanica. E diciamo che negli ultimi 4 anni mi spostarono in un reparto dove iniziarono, diciamo, dei battibecchi creati apposta con un responsabile. Fatto sta, dopo tutta sta lunga trafila che, diciamo, che ho dovuto subire, diciamo, vessazioni da parte di questo, diciamo, questo personaggio e poi del gruppo che lui, diciamo, mi raccomando, vado via da questa azienda perché stanco dopo tanti anni. Tra l'altro ero anche un attivista sindacale in questa azienda qui, con una persona, comunque un attivista sindacale, e c'è bisogno che, comunque, che altre persone ti diano fiducia per svolgere questa mansione. Quindi non ero, diciamo, l'ultimo diciamo, degli arrivati, una persona molto, molto stimata all'interno del luogo di lavoro. Tutto è successo, diciamo, dalla mia preparazione sia a livello politico sia a livello, diciamo, culturale, come mi ponevo con le persone. Diciamo, da quello che ho capito, questa persona qui era un po' invidiosa, diciamo, dei miei comportamenti, perché, diciamo, discutevo un po' più di successo rispetto a lui a livello umano, rispetto alle persone. Però poi la cosa che è andata al di là del lavoro, al di là anche della logica. Perché tutto poi successe che c'erano coinvolte tantissime persone, diciamo, questo reato, diciamo, loro lo chiamavano gioco, diciamo, una delle persone che mi disse
Guarda che questo è un gioco, nemmeno a farlo apposta, dopo le mie dimissioni, questo ragazzo qui l'hanno fatto dare anche a lui le dimissioni. Quindi il gioco non è. E da lì dissi, vabbè, cioè, non ero informato del nulla di queste cose, non sapevo perfettamente nulla, vado via, morto un papa se non fa un altro, sono giovane, vado in un'altra azienda, riparto da zero, comunque sul lavoro, sul fatto mio, perché comunque sono una parametra meccanico, a parte faccio da tantissimi anni sto lavoro, poi sono anche un programmatore CNC, un lavoro che comunque in Emilia Romagna è molto molto portato come tutto il mondo, non è un lavoro semplice, deve essere un opera specializzato, perito meccanico, quindi non è un lavoro semplice. Vado via da questa azienda con una buona uscita diciamo, per metterci una pietra sopra, anche a malincuore perché ho lasciato tantissime persone che comunque stimavo e volevo anche bene, perché dopo tanti anni in un luogo di lavoro poi si va anche al di là del rapporto, ci si creano dei rapporti di amicizia importanti. Comunque vado via, cerco di partire in altre aziende e trovo la stessa accoglienza, si è sempre la stessa cosa, lo stalking sociale. Addirittura vado a lavorare in un'azienda tedesca, mi viene proprio rivolto a me una persona di questi, dice: guarda, è proprio contro di te. Quindi adesso diciamo che io non ero a conoscenza di sta cosa, dopo quello che mi era stato detto in quest'altra azienda, che è una multinazionale tedesca, mi informo un attimino su internet, trovo il blog e il canale di Emiliano, trovo anche altre persone che hanno subito in maniera diversa questo tipo di reato. E da lì mi inizio a informare di questa cosa. Vedo che le tattiche, diciamo, che c'erano portate su internet sono quelle che io subivo e che subisco attualmente. Diciamo che adesso, dopo un pochettino di tempo, perché comunque ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica, è intervenuto il mio avvocato con una di queste specie di zen e ha parlato proprio con lui. E questo qui ha detto: guarda, io non sono io. Cosa tra l'altro messa agli atti dai carabinieri, alle forze dell'ordine, quindi c'è, diciamo che è stata fatta una cosa già molto, molto avanzata da me, comunque è stato fatto un esposto sia alla Procura della Repubblica sia ai carabinieri. E i carabinieri erano intenzionati ad aprire un'indagine perché comunque io furbamente, tra l'altro, prima cosa ho registrato il tutto e poi seconda cosa, ma non per registrare, per dimostrare chissà che cosa, per dimostrare che le cose che stavano accadendo erano reali, erano frutto della mia immaginazione, erano frutto di chissà qualsiasi paranoia. Purtroppo queste cose esistono, mi dispiace che è capitata a me, è qualcosa veramente di brutto, perché comunque ti fanno perdere dei soldi, perdi dei lavori. A me fino ad oggi mi hanno fatto perdere 5 posti di lavori con licenziamenti immotivati, perché passavo il periodo di prova, dopo il periodo di prova iniziavano queste persone, diciamo, a farmi dei dispetti, delle manipolazioni sul lavoro. Addirittura sono arrivato a fotografarmi, a fare dei video del mio lavoro, proprio per dire: guarda, non è come dici tu, ma io qui ce l'ho, faccio le prove che le cose l'ho fatte bene. Quindi è una situazione molto molto delirante e molto difficile anche da gestire. Diciamo, grazie a questi gruppi, le persone, diciamo, tipo come me, che subiscono queste cose possono avere uno spiraglio di luce, perché comunque se non si è a conoscenza di questo reato, ti fa passare per pazzo. Oppure passi per una persona paranoica, per uno che ha delle manie di persecuzione, invece proprio non è così. La realtà è un'altra, la realtà è che esistono queste agenzie nella società, non so se sono militari, purtroppo io non lo so, da quello che ho capito sono egregore massoniche, tipo sette, perché sono anche satanisti. Molti anche Sì, militari. sono anche satanisti, Emiliano, queste persone qui. Certo. Chi fa Sono esperimenti. satanisti, infatti in un'azienda dove lavorate per tornitura, loro usano, a parte la tosse che fanno per loro, io non ho capito che sia un segnale, come dire, facciamo parte di sta roba, io non ho capito perché fanno la tosse, o per farsi riconoscere,
lo so, fatto sta che sta tosse è finta, diciamo che chi conosce il reato sa che sono atti di gang stalking, è molto difficile, diciamo, capire queste cose a chi non conosce il reato. Se tu conosci il reato, conosci le tecniche e stai vivendo quello, sai che sono atti di gang stalking, sai che queste persone fanno parte di questa egregore satanica, di sta gente che fa parte di sta agenzie, e niente, te ne accorgi, diciamo, che sai che quella persona lì ti potrebbe fare del male, perché comunque è una persona che fa parte di sto gruppo, e quindi tu con lui ti rapporti, diciamo, con i piedi di piombo, diciamo, stai un attimino attento. Infatti, poi tra l'altro queste persone qui erano proprio quelle che mi manipolavano il lavoro e facevano tutto il resto. La cosa brutta è che queste persone nella società sopportate anche bene, gente che va in chiesa, gente rispettabile, gente, non so, Emiliano, se conosci il cantatore Edoardo Bennato, Sì, lo lo conosco. conosci? Edoardo Bennato nell'album Burattino senza fili ti spiega in maniera velata negli anni Ottanta quello che adesso noi stiamo subendo adesso, come un altro genio che è Pierpaolo Pasolini, che nel 75 fece Salò, 120 giornate di Sodoma, e ti aspetti, mi aspetti, diciamo, ci ha spiegato a tutti in maniera velata l'esistenza di queste sette già negli anni 70. Quindi stiamo parlando, non è che è roba che è uscita dal 2008 o da oggi, questa è gente che da migliaia di anni governa e nella società in pianta stabile. Quindi stiamo parlando di gente con, diciamo, che questi qua che fanno queste azioni, loro le chiamano pedine. Io in italiano li chiamo piedine, anche pedine in realtà si chiamano schiavi, loro li chiamano proprio schiavi. Io l'ho visto con i miei occhi e con le mie orecchie quando lavoravo per questa multinazionale italiana, che li chiamavano schiavi. E sopra di questi schiavi poi c'è l'elite, e l'elite guadagna. Diciamo, da quello che ho capito, a me lo stanno facendo non tanto per la mia persona e per quello, diciamo, che ho scoperto, però queste cose purtroppo le ho scoperte grazie a loro, perché se non mi avrebbero toccato, io continuavo a fare la mia vita da semplice operaio. Sì, avevo degli interessi, ma sicuramente non è che andavo a studiare roba di intelligence o sta roba qui. Hai detto A me non bene, so. sono operazioni L'intelligence, effettuate da persone dell'intelligence o controspionaggio, che sono molti esperti in questi sistemi strategici per attaccare le persone in tutti i so, modi possibili. ma infatti io quando sono andato dai carabinieri, dice: ma lei ci deve portare le prove. Scusa un attimo, ma io ti porto le prove scritte, ti porto dei certificati medici, ti porto delle registrazioni, non capito? Io ti devo portare le prove di un reato che subisco, non capito? Come i reparti operativi cosa ci sono a fare, non capito? Bravo, la stessa cosa che ho detto io quando sono andato in una caserma di carabinieri, che ho detto scusate, ma se io vengo attaccato con queste armi ad energie dirette, siete voi che dovete fare le indagini e No, capire e scoprire come e dove mi sparano queste frequenze. E loro hanno infatti detto, vale. dice, non le possiamo far partire perché non abbiamo le prove, ma siete voi che le dovete trovare le prove, non Cosa io. ci sono a fare i reparti di le indagini, cosa le fanno solo nei film? A questo punto io rispetto Infatti. molto le forze dell'ordine in generale, ma a questo punto mi è da dire che le indagini le fanno solo nei film, perché quando poi uno va a denunciare tipi di argomenti che loro non conoscono, perché purtroppo non è che tutti i carabinieri, tutta la polizia conosce questo reato, te dovresti essere, anzi dovresti avere l'occhio vigile a dire: ascolta, adesso mi approfondisco su questa cosa. Invece no, al contrario, le persone che vanno a denunciare questo reato, diciamo che si lascia un attimino da parte le cose, perché dicono mancanza di prove, mancanza di questo, ma le prove le dovete fare voi. Siete voi che siete pagati, avete anche gli strumenti per fare. Già è molto, io che sono un semplice cittadino, diciamo, per gli strumenti che posso avere di quello che ho raccolto. Capito? Infatti, una volta sono andato in una caserma, per portare la denuncia.
A un certo punto, mentre stavo parlando con questa persona, con un maresciallo, gli ho detto: io sto denunciando questo tipo di reparti che stanno facendo questa cosa. E io non ho detto ovviamente il reparto, ho detto che erano servizi segreti deviati o agenzie sovraistituzionali che operano per la sperimentazione, il collaudo e la manipolazione di determinate tecnologie o frequenze che vengono sparate sul mio corpo, perché a me mi creavano bruciori, malesseri, Questo blocchi è respiratori. vero. Il fatto che brucia a me addirittura adesso non più, da quando ho fatto l'esposto, però prima dell'esposto, come se, non so, sembra fantascienza, ci fossero dei satelliti che buttano, non so, questi Sono raggi. armi, sono armi, armi ad energia diretta ad onda convogliata che sparano dentro casa nostra o sul nostro corpo o in macchina. Sul nostro corpo, addirittura avevo proprio i piedi rossi, le braccia rosse, come una bruciatura che io non riuscivo a capire. Dicevo, come siamo in pieno inverno, le zanzare non ci sono. No, sono loro che simulano le pizzicate di zanzare sulle gambe, infatti No, molte no, non persone. erano segni di zanzare, erano proprio segni, so, tipo dei quadrati grossi Sì, con delle sono loro. bruciature, proprio delle bruciature. Sono loro, sono loro. Possono fare tutto, possono creare bruciature, possono creare escoriazioni, possono far gonfiare le gambe, il collo, ci possono far venire dei forti bruciori sul viso, come delle bruciature vicino agli occhi. E noi abbiamo visto alcune vittime che praticamente ci avevano tutti gli occhi bruciati, o addirittura io una volta sono andato al pronto soccorso, di notte e avevo tutto il viso bruciato e quello mi ha detto: ma che, ti sei fatto una lampada? Io ho detto: scusa, dove la faccio la lampada che sto dentro casa di notte? E ha scritto che c'era qualcosa che non quadrava, come se io ero stato vicino a una saldatrice o ero stato vicino a una fonte irradiante che mi aveva bruciato il viso. Invece erano stati loro con queste frequenze che me le sparavano in faccia tutta la notte. Allora è vero, esistono questi satelliti che a questo punto è vero. E certo, sono armi satellitari a tutti gli effetti, solo che in Italia le armi satellitari o le armi ad energia diretta ad onde convogliate non vengono classificate armi. Al limite possono dire armi non letali. E no, perché se a me mi spari una frequenza gigawatt, è come se io sto all'interno del forno a microonde, il corpo mi si è bruciato all'interno, cioè mi Scusa, crei dei danni. scusate, Dimmi, dimmi. ti interrompo. Emiliano, queste persone quindi con queste tecnologie possono anche far venire ictus o infarti alle persone? Tutto, possono fare tutto. Ictus, infarti, leucemie, ischemie cerebrali, trombosi, sonnolenza improvvisa mentre uno sta guidando la macchina. Possono far venire la dipendenza a fare uso di alcol o di droghe. Possono creare depressioni simulate, possono creare malesseri indotti, perdita della vista, perdita dell'impotenza sessuale, perdita della fertilità. Ad alcune vittime del controllo mentale gli bloccano il flusso mestruale, cioè praticamente non c'hanno più le mestruazioni per mesi. Vanno dai dottori che dicono: ma com'è possibile? Fanno tutte le analisi, tutte le ricerche e risulta tutto normale. E dopo le incominciano a far stare male con determinate frequenze che gli creano poi dei disturbi ancora più forti sul loro corpo. A me mi facevano venire i mal di testa fortissimi. Quello La cosa anche a me, è una ancora oggi mi cosa. fanno venire addirittura di mal di testa, come se ci fosse qualcuno che ti tiene le Bravo, tempie, la tempia bravo, sembra hai proprio detto, prestato. bravo, hai detto una cosa molto tecnica d'attacco con arma ad energia diretta, perché creano una pressione transcranica fortissima che sembra come se qualcuno ci schiaccia la testa con le mani. Bravissimo. E quello lo fanno a molte vittime, infatti molte vittime dicono: ma co sento come se ho qualcosa in testa che mi fa male, che mi spinge. E anche dei fischi nelle orecchie, sia a sinistra che a Bravo. destra, ti fanno. Sono fischi ultrasonici da 1000 Hz, loro te lo fanno apposta perché se te vai da qualcuno e gli dici: ma guarda, mi mettono dei fischi indotti all'interno del condotto uditivo destro, all'interno del condotto uditivo sinistro, addirittura in tutti e due i condotti uditivi. Ah, ma no, ma è un acufeno, ma stai tranquillo, ma che c'hai delle paranoie, ma hai delle manie di persecuzione. Invece sono loro che ci No, vabbè, io sta sparano roba, le dico frequenze. la verità, non ci ho mai fatto, cioè, non ci ho mai dato importanza. Diciamo, l'unica importanza che ho dato e che do in questo reato qui è il fatto che loro purtroppo
non mi fanno tenere più un lavoro perché purtroppo loro vogliono creare dei file fino addirittura hanno detto in giro nelle aziende che ero un mafioso. Allora, quello lo fanno apposta, quello lo fanno apposta. Addirittura cose del genere, addirittura ho lavorato per un'azienda dopo uscito da questa multinazionale perché io ero uscito con questa buona uscita, poi sono stato un po' a casa perché ho fatto un accordo tecnico con loro, cioè avevo 2 anni di copertura di stipendi e ho studiato perché ho la passione per la cucina, ho studiato come chef che non c'entra niente. Diciamo, con cui diciamo, che stavo subendo, ho fatto questa scuola, ho preso diciamo, questo diploma, questo attestato che mi attesta che posso svolgere questo tipo di lavoro e niente, sono andato a lavorare per un'azienda poi come metalmeccanico perché sai, ero stanco di stare a casa, ho detto mi è venuta questa offerta di lavoro e vado qui, la prima settimana 10 giorni, tutto a posto con i colleghi, poi incontro una persona del sindacato. Diciamo che è il giorno dopo che vado in azienda come se fossi inquisito, tutti contro uno, iniziano a manipolarmi il lavoro, a farmi di tutto per farmi licenziare. Lo fanno apposta. Pensa, Sì. io ho fatto un colloquio di lavoro per una ditta. Vado lì e praticamente sono l'unico che ha risolto tutti i problemi tecnici in breve tempo. A me mi scartano e prendono delle altre persone che gli hanno creato dei danni sui lavori che loro hanno fatto. Allora io dopo un po' ho visto questa persona e ho detto: scusa, ma perché avete preso questi qui? Non avete preso a me? Dice: non lo so, il direttore dell'azienda ha detto che dovevano essere presi loro invece che te. Dopo sono venuto a sapere che quelli due che hanno preso li hanno cacciati perché gli hanno creati danni, gli hanno fatto un sacco di macelli mentre lavoravano. Quindi loro fanno in modo da buttarci giù anche economicamente, perché se noi non abbiamo i soldi, non abbiamo la possibilità di metterci gli avvocati e di denunciare questa cosa, No, oppure di far partire una causa. quella. E poi Sì, è quella. diventiamo persone praticamente senza soldi, senza la possibilità magari di andare all'estero, perché noi molte vittime si vogliono trasferire all'estero, ma non hanno la possibilità economica di trasferirsi definitivamente. Qualcuna Ma tu si è dici che all'estero trasferita. finiscono queste cose se uno va all'estero oppure continuano? Allora abbiamo tre persone che io ho seguito. Una persona si è trasferita totalmente in Australia, proprio trasferita definitivamente, e sembra che gli hanno staccato le torture, le frequenze e i lavaggi del cervello. Un'altra persona si è trasferita in Messico, Guatalara è il posto. Devi andare oltreoceano. Sì, lui Allora è praticamente. vera sta cosa, perché uno di questi, scusate, questa è una cosa molto, un dettaglio da non sottovalutare. In un'azienda, purtroppo me l'hanno fatta cambiare tante, diciamo, grazie alla mia bravura sono sempre riuscito a trovare altri lavori, anche la mia dialettica quando mi presento ai colloqui. Mi presento bene perché sono una persona, anche esteticamente, faccio la mia figura. Dopo 2 mesi e mezzo, che comunque questi poi mi hanno iniziato a manipolare il lavoro, hanno fatto di tutto. Guarda, questa azienda qui di tutto mi disse: questo responsabile, te ne devi andare oltreoceano. Se Pronto? vuoi salvarti, devi andare. Mi senti? Sì, no, non ti sentivo più. Sì, queste sono molte volte delle frasi che i manipolatori fanno dire a queste persone per Sì. mandarti dei messaggi. Questi messaggi devono essere immediatamente presi in considerazione e tenuti da parte, perché poi gli avvenimenti che accadono dopo ti fanno capire che quelli sono stati dei messaggi come se qualcuno ti vuole aiutare in un certo senso, ma non bisogna mai fidarsi né dei manipolatori né delle persone che vengono pilotate dai manipolatori Comunque queste persone, e né da chi ti scusa se ti sta interrompo, vicino, no, perché sennò è vero non quello che si. dici perché parlano in seconda persona, come se qualcun altro parlasse diciamo, al Bravo, posto loro, loro come se parlano tu, per io non altri. sono un grande credente, ma come se fossino tipo impossessati, un qualcosa che parlasse attraverso di loro,
non so, hanno secondo me o non lo so, sembra fantascienza, ma purtroppo io l'ho visto con i miei occhi, questi qua spalancano gli occhi come se fossero dei zombie e parlano, queste persone parlano attraverso queste persone qui. Sì, diventano rossi in faccia, diventano aggressivi Diventano bravissimo, verso di noi. Quelle bravissimo, 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 sono vero. le manipolazioni cerebrali che gli creano queste persone per farci buttare giù psicologicamente, Scusa, perché... ma come vai? Però la domanda che ti volevo fare, visto che tu sei molto tecnico e oramai sei un professionista su questi lavori qua, ma come mai con noi non riescono a manipolarci? No, in realtà la manipolazione che loro ci fanno a noi molte volte farci credere determinate cose invece che altre. E molte vittime, abbiamo parlato prima di una vittima, quella di Roma, lei credeva che quello che lei pensava era una cosa giusta e che lei aveva capito molte cose. Ma in realtà, quando poi lei andava a ridire queste cose alle persone, chiunque l'ascoltava la prendeva per una persona fuori di testa, perché diceva delle cose che non erano né in cielo né in terra. Quando ha portato la denuncia questa persona, o molte altre vittime portano le denunce, denunciano tipo l'amministratore del palazzo, il portiere del condominio, i cani del vicino che sono pilotati e devono abbaiare a quel determinato orario perché No, lei sta vabbè, facendo... questa roba qui non. Però loro, questi ragionamenti, credono che sia la realtà. Cioè, in realtà i manipolatori possono mettere una frequenza e far abbaiare i cani. Questo lo possono fare perché, come ci metteranno le frequenze nei condotti uditivi per farci sentire dei suoni indotti, lo possono fare pure agli animali. Ma che addirittura dicono che il parroco sta con loro, e le suore stanno con loro all'ospedale, al pronto soccorso, non gli hanno rilasciato un incartamento che venivano attaccate con queste armi perché dico che loro stanno con loro, diventa una cosa un po' troppo gigante per persone che non fanno niente e che rilevano queste frequenze e hanno queste manipolazioni. Infatti, la maggior parte delle persone che vanno a denunciare determinate cose strane vengono immediatamente segnalate come persone malate di mente, e molte di queste vittime tante volte gli fanno i TSO. Però non è detto che se io vado a denunciare mi fanno immediatamente il TSO. Il TSO me lo fanno se la vittima che denuncia incomincia a dire tutte cose strane, o se la vittima va al pronto soccorso e comincia a dire tutte cose strane, galline, uccellini, No, ma questa roba qui no. cioè. No, io fortunatamente io non sono arrivato a quel punto lì, diciamo che lo stress è stato tanto e più che altro è stato lo stress indotto da loro. Io non è che diciamo sono pazzo oppure ho delle visioni oppure sta roba qui. A me purtroppo è stato lo stress indotto, come si dice, c'è anche un termine esatto che adesso non mi viene dopo quando si subiscono queste cose. Pressione psicologica. Si chiama pressione Sì, tipo una psicologica. pressione psicologica. Sì, stress da disturbo post psicologico, roba del genere. Comunque io poi mi sono ripreso abbastanza in fretta perché sono una persona abbastanza solare. Però queste cose poi sono continuato, però grazie a te, grazie a altre persone, diciamo, che hanno pubblicato, diciamo, l'esistenza di queste tecnologie, queste manipolazioni che, da come ho capito, e tra l'altro ti volevo, c'erano queste persone qui, alcune di loro avevano come tatuaggio un tatuaggio di una farfalla. Può centrare qualcosa nel progetto Ah, Monarch che c'è scritto su. il progetto Monarch è una delle sperimentazioni che loro stanno facendo sulle cavie umane. Sono tre le progettazioni, cioè gli esperimenti che loro fanno. Progetto MK Ultra, infatti ci torturano, ci creano un sacco di disturbi, un sacco di malessere. Progetto Monarch e il progetto Manchurian Candidate, cioè pilotano le vittime per fare determinate cose o determinati gesti che molte volte creano danno solo alla vittima. Perché a me, io camminavo per strada, mi facevano sentire i suoni del clacson come se la gente in continuazione mi suonava dietro. E io ho detto: scusa, ma com'è possibile? Mo' tutti mi suonano all'improvviso. Un giorno c'era un mio amico di dietro a me. Che io stavo fermo al semaforo e il mio amico è arrivato dietro. Io non me ne ero accorto che c'era lui. Allora, a un certo punto mi sento in continuazione suonare,
Mi fermo poi a un bar, lui scende e gli dico: scusa, ma perché mi stavi suonando? Dice: io ti stavo suonando, ma addirittura c'ho il clacson rotto. Erano loro che immettevano dei suoni nei miei condotti uditivi e mi facevano credere che questo suonava in continuazione. Così io magari mi fermavo, gli dicevo qualche parolaccia e iniziavano le litigate o magari qualche rissa. Loro vogliono questo, che una persona Sì, diventi è vero, quello è aggressiva e vero. violenta contro gli Quello è vero. altri. Addirittura ti racconto questa cosa che mi era successa, ero con la mia fidanzata, noi abbiamo nel nostro paese un piccolo supermercato, e stavo parcheggiando la macchina, apro la portiera, c'era un'altra macchina parcheggiata con una signora dentro, e sai, aprendo la portiera per scendere, tocco un attimino la macchina di questa persona, però la macchina non è che si era fatto chissà che cosa, cioè, la macchina era ferma, questa qui scende a fare la pazza, ha fatto un casino, ha chiamato i vigili, e dopo ci ho pensato, ho detto, non vorrei che questa qui era messa lì apposta per fare questo casino, Sì, potrebbe essere pure perché che la pilotavano e a questo punto mi stai facendo pensare che questa gente è pilotata apposta, è messa apposta in determinati luoghi proprio per creare, diciamo, questi dissidi e per far cercare di portare la persona a farla rendere meno credibile, nel senso che con me, dico la verità, mi hanno fatto una diffamazione, prima cosa nel luogo di lavoro dove lavoravo, poi in tutta la città, di un po' tutta la città, mi hanno fatto perdere amicizie, che io ero pieno d'amici perché sono una persona molto molto solare, mi hanno fatto perdere amici. Con diffamazione, amici finti che mi hanno, diciamo, mi hanno sono stato negli ultimi tempi con delle persone che mi frequentavo, che poi ho scoperto che erano le persone che alla fine mi hanno fatto del male. E quindi mi hanno fatto di tutto a me, era una roba incredibile. Addirittura mi parcheggiavano le macchine, porta e porta, alla mia porta della mia macchina, proprio per non farmi salire, per crearmi disagio, per salire dall'altra parte. Roba proprio da manicomio, roba. Queste persone, secondo me, perciò dico che queste persone che fanno parte di questi gruppi, secondo me, devono essere persone al limite del ritardo mentale, perché solo un ritardato mentale può far parte di un lavoro del genere. Io rispetto tutti, però queste persone che fanno parte di queste agenzie, secondo me, li prendono apposta perché possono prendere solo delle persone. Dei mentecatti, perché persone, diciamo, un attimino di coscienza morale non potrebbero mai fare un lavoro del genere. Ma nemmeno se vieni vicino a me e mi dici: guarda, ti ha 10.000 euro, devi fare questo. Dico: ma perché devo fare questo a una persona? Non capito. Cioè, tu mi puoi dare anche 1 milione di euro, ma io una roba del genere non lo farò mai. E poi la 10.000 dignità euro, non è una cosa che viene qui si e parla di va. No, miliardi. sto facendo un esempio. Sì, qui si Oh, parla ti di sto facendo un miliardi. esempio. No, l'ho Vabbè, capito, l'ho capito. ma i miliardi li prende l'elite. Questi schiavi che loro usano non prendono i miliardi, questi qua sono dei poveracci che loro usano come No, schiavi. no, Questi qua non prendono nessun miliardo. sembrano poveracci, questi prendono cifre stratosferiche, altro che poveracci. Queste Sì, sono cifre persone stratosferiche. occulte. Capito come sono? Sì, ma Queste non. sono persone occulte che non devono far vedere quello che prendono, perché tanto lo stipendio loro lo prendono il tre quarti dello stipendio è totalmente nero, perché non possono far vedere in busta paga che loro prendono 40.000 euro, 50.000 euro al mese, perché tanto loro Sì, lavorano sono d'accordo con te, 4-5 ma anni e poi se ne vanno in pensione. Questi vanno in pensione no, presto. questo sono d'accordo con te. Magari chi organizza, perché da quello che ho capito un po' quello che c'è scritto su internet, c'è l'elite che finanzia, poi ci sono i leader, è quello che dici tu, che sarebbero questi militari, questa gente che comunque fa parte, diciamo, di questa intelligence deviata che fa sta roba qui. Però ste pedine, diciamo, che loro usano. Non è che questi guadagni di miliardi, io l'ho visto, questi sono dei No, poveracci, dei morti di allora, fame, che secondo me che per una maglietta, per un jeans o per 20 euro, questi sono nulla. no, fidati, questi sono tutti reparti operativi speciali sotto totale copertura da parte di agenzie deviate sovraistituzionali. Vengono coordinati dai servizi segreti militari deviati che operano con le agenzie delle forze armate sovraistituzionali. Sono i peggiori criminali che esistono nel territorio Sono nazionale criminali, sì, italiano. sono criminali, questo è Questi vero. fanno suicidare centinaia di persone al giorno perché gli fanno
fanno credere che Sì. Satana li possiede, gli fanno credere che sono diventati pazzi. Noi abbiamo avuto una ragazza che mi ha contattato, gli hanno fatto fare 3 esorcismi. Gli ho detto: ma scusa, ma non hai capito che non era il diavolo? Dice: che ne so, in testa mi parlava una persona che mi diceva che era il diavolo. Io sono andato dal parroco, gli ho detto: No, il ma no, diavolo mi parla in testa. da quello che ho capito, loro cosa fanno? Perché c'erano delle persone che abitavano nel mio stesso condominio, però nel palazzo di fronte. Quello che ho capito, loro prendono la persona da colpire, prendono tipo degli uffici, degli appartamenti li usano tipo come uffici, e su questi appartamenti vanno dottoresse, ingegneri e tutta questa gente qua, da quello che ho capito, eh. Non è proprio così, non lavorano proprio con questo sistema, perché il primo addestramento che loro fanno è scomparire totalmente da davanti la vittima. Non, qui ti attacca, non viene davanti a te si far vedere in faccia, perché è una No, no, infatti, testimonianza. no, 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 fai tutta alle spalle, tutta alle spalle. Però le trasmissioni satellitari attraverso le tecnologie deviate, adesso ultimamente hanno messo un nuovo satellite in orbita a 450 km d'altezza, solo il satellite costa 1 miliardo di euro e 800 milioni di euro le basi da terra. Quindi parliamo che per far funzionare questo satellite ci vogliono 1,8 miliardi solo di spese vive per fare questo. Non so quanto è costato per metterlo in orbita questo satellite. È uno dei primi satelliti di ultima generazione progettato dagli israeliani, se non sbaglio, con l'Italia, però questo satellite è in esclusiva solamente per l'Italia, è stato adottato dall'intelligence italiana, infatti li chiamano i super satelliti con le ultime tecnologie di ultima generazione. Quindi chi opera attraverso queste società che prendono questi appalti stratosferici, parliamo di società multimiliardari che fatturano 80, 90, 100 miliardi l'anno. Non società piccolette, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, perché qui l'industria bellica, l'industria farmaceutica e l'industria aerospaziale sono le industrie che guadagnano più di tutti a livello mondiale. Fatalità, noi abbiamo i 3 sistemi addosso, la sperimentazione e il collaudo di armi ad energia diretta donde convogliate. Stiamo subendo attacchi fisici e psicologici, quindi dobbiamo andare a prendere i farmaci, dobbiamo andare dai dottori, dobbiamo andare a fare le visite e loro lo sanno bene. In più, il collaudo di queste tecnologie, di questi sistemi, fa sì che le armi e gli armamenti che vengono creati e collaudati possano essere venduti all'intelligence e alle forze armate oltre italiane, ma anche di tutte le altre parti del mondo. Te lo immagini se vendono 1 miliardo e 800 milioni di euro a un altro stato, un altro miliardo e 800 milioni di euro a un altro stato Sì. ancora? Sì, Cioè, si lo fanno parla per. di miliardi e miliardi di euro. Quando alcune vittime dicono: vedo la bambina che cammina col triciclo e mi sta vicino, gli hanno comprato il lecca lecca. Ma secondo te i servizi segreti che rischiano l'ergastolo per fare questi esperimenti su cavie umane nel territorio nazionale italiano, se prendono le lecca-lecche? Se prendono il gelato, il biglietto o il biglietto del cinema? Oh, Questo no. io ho parlato con dei militari che loro hanno lavorato in determinati posti e mi hanno detto: quando noi lavoravamo all'interno di questo posto, noi prendevamo i soldi, ma se facevamo operazioni speciali o facevamo indagini speciali o facevamo determinate cose speciali o stavamo in posti speciali, loro ci davano delle cifre che concordavamo noi o che addirittura queste cifre venivano concordate con i superiori e metà di questi soldi addirittura gli davano pure in nero. Questo non viene dichiarato in determinati avvenimenti storici, ma le sovvenzioni nere dello Stato ci sono sempre state, perché la sovvenzione del sistema MKUltra, la sovvenzione del sistema Monarca, la sovvenzione del sistema Sì, questa è una cosa Mangiurandiani. fatta tutto in nero, è vero. Perché non puoi Infatti queste dichiarare. persone qui, io da quello che ho letto su internet, diciamo, sono queste agenzie di satanisti che lo fanno per scopi di lucro o per portarti via delle proprietà o per, diciamo che alla fine questi soldi vengono destinati
sparsi un po' per la comunità, nelle istituzioni, un po' alla politica, un po' alle chiese, un po' in questa è altre la cose, da quello che ho mafia, capito, da quello che c'è scritto. Diciamo è tipo una mafia di Stato, vai. questa è la mafia militare che opera con queste tecnologie. A loro chi servono le cavie umane come nei campi di concentramento ad Sì, sì, Auschwitz. sì, sì. Loro devono fare gli esperimenti. Ovviamente, se a me mi chiamano e mi dicono: guarda, ti devo fare un esperimento, devi stare sotto torture per 20 anni, io gli chiederei delle cifre stratosferiche se accetterei per stare sotto torture. Loro hanno migliaia di cavie umane che rilevano queste frequenze, ce l'hanno sparse in tutta la nazione. La migliore tecnologia e la più segreta è quella che ti manipola il ragionamento logico, ti fa ragionare in un altro modo, ti cambia totalmente la vita, e facendo questo non te ne devi accorgere. Là è la migliore tecnologia di spionaggio della popolazione e di manipolazione della popolazione. Queste frequenze vendute, te dici, va bene, sono 100 frequenze, 200 frequenze cerebrali, ma quanto vuoi che costano? Queste frequenze valgono centinaia e centinaia di miliardi, perché te puoi indurre malattie, anche simulate, a un'intera popolazione. Questa popolazione vanno tutti a comprare i farmaci, vanno tutti a comprare i vaccini per i ragazzini, e questi intascano miliardi. Lo sai la psichiatria quanto guadagna solo di farmaci e visite specialistiche l'anno? Sì, loro lo fanno apposta per tutto un buon consumo, perché 400 poi. miliardi, la psichiatria in Italia guadagna 400 miliardi l'anno. Momenti guadagna più la psichiatria che la vendita di droga nel territorio nazionale italiano. È quello che è loro. La dipendenza ad acquistare i gratta e vinci. Pensa alla dipendenza a giocare al gioco. 1 milione di persone, 10 milioni di persone in Italia le costringono tutti i giorni ad acquistare gratta e vinci o Sì, è tutto un Superenalotto. interesse, ma io ti faccio un esempio, anche per esempio negli ospedali, se te vai negli ospedali nel periodo, diciamo questo periodo qua, dove magari che non c'è bisogno di riscaldamenti, tu vai nell'ospedale che fuori si sta bene anche con una giacca estiva, ci sono 40 gradi, perché? Perché loro tengono le stufe del termosifoni al massimo per magari o per non far guarire i pazienti o per fargli venire delle patologie, proprio per tutto un giro di denaro, si comprano dei farmaci e tutta questa roba qui. Sono giri di miliardi. Invece Lo sai c'è un qua. giro di miliardi incredibile, ma questo però va al di là. Diciamo che sono cose che si sono sempre sapute, che diciamo che l'umanità in un certo modo è stata sempre manipolabile, però una cosa è questa, è una cosa che tu prendi una persona e gli fai una Cioè, tortura. quanto hai speso te tra visite e farmaci da quando No, l'hanno io niente iniziato? proprio perché non ho, io niente proprio perché non ho capito. Fortunatamente, dopo uscito da questa multinazionale, diciamo che Ma la non hai fatto provvidenza, delle visite? no, non ho fatto niente Ah, perché niente, niente. sapevo che quello che vedevo era vero. Infatti, poi con le prove sono state fatte, prima cosa per incastrare questi criminali, che un domani, se sta roba viene fuori, che con un esposto fatto, anzi, invito le persone comunque a denunciare questo tipo di persecuzioni, e così, se un domani, diciamo, la magistratura, qualcuno, le parti del licenza, magari la parte buona del paese, dice: guarda, qui c'è un problema perché non è più una persona a denunciare questo tipo di tecnologia, ma sono migliaia di persone. Quindi, qui effettivamente c'è un qualcosa sotto. Si apre un'indagine e finalmente beccano queste persone, perché secondo me queste persone comunque sono umani come noi, hanno in più una tecnologia che secondo me loro stanno usando in maniera illegale e Bravo. in maniera smisurata verso persone innocenti. Però una volta queste persone vengono scoperte, perché queste persone sono persone come noi, queste persone che meritano, secondo me, peggio di campi di concentramento. Queste persone veramente devono essere non arrestate, ma messe in piazza a testa in giù e fucilate. Perché è una cosa fare lo stalking sociale, a me, perché dico che io sono una persona forte, è una cosa lieve, ma da come ho letto nelle tue varie testimonianze, sono persone che gli parlano in testa, che gli fanno della roba da chiodi, e tu quando entri in una persona, prima cosa che nella sua testa, la psiche è una delle cose più delicate del corpo umano, queste persone devono essere fucilate in un modo incredibile, perché queste persone non solo violano la privacy
dei cittadini, ma entrano addirittura nella testa dei cittadini. Questo è una cosa inaccessibile, non, è una cosa veramente che se viene fuori sta roba qui, queste persone veramente verranno veramente, prima cosa dalla popolazione che è estranea di queste cose, verranno isolate, veramente verranno uccise secondo me, perché è una cosa incredibile, guarda, cosa incredibile. Ci vorrebbe la pena di morte, infatti, per queste Ci vorrebbe persone. la pena di morte, però purtroppo viviamo in una finta democrazia, perché questa è una finta democrazia, perché se ci sono queste persone, perché io non credo che lo Stato, l'intelligence, i servizi segreti non sappiano di determinate tecnologie. No, non voglio Le credere. conoscono queste Allora, tecnologie. questa è una cosa anche a livello, come dire, occulto, a livello che fanno finta di niente. Qui lo Stato c'entra, quindi questo non è più un crimine occulto, ma questo è un crimine di Stato. Bravo, hai detto bene, questo è un crimine di Stato, però di agenzie sopraistituzionali che Lo so, possono Emiliano, però comunque permettersi, sono. Comunque colpiscono cittadini innocenti. A me, certo, prendi a ma me, anche i io sono una militari, persona forte, colpiscono ma anche i se noi. militari, perché Colpiscono anche i militari. noi abbiamo testimonianze dei militari che sono state attaccate con queste armi. Addirittura Riccardo, un poliziotto dei nuclei operativi della scientifica, ha attaccato perché stava facendo delle indagini sull'uranio impoverito e l'hanno incominciato ad attaccare con queste frequenze, con queste manipolazioni. Un soldato dell'esercito italiano va in una missione di pace all'estero, mentre stava durante la missione di pace, rientra in Italia e comincia ad avere disturbi, manipolazioni, frequenze, voci nella testa che lo minacciavano. Lui ha detto, dice, ma com'è possibile? Dice che mi sta succedendo tutto questo a me. Ma ce ne abbiamo centinaia di testimonianze. Basta vedere sulla mia radio web No, Emiliano ma Babilonia Spreaker o sul sì, canale di l'ho YouTube Emiliano visto. Babilonia o sull'altra mia radio web Ma anche Emiliano in Babilonia America addirittura Explore. sono molto avanti. C'hanno una radio che si chiama Osi International, mi sembra, un sito con il loro sito, sono molto avanti. C'hanno addirittura delle tecnologie che riescono a prendere, diciamo, intercettano queste persone che poi che fanno queste cose. Mi sembra che si chiamano perp, se li chiamano nel gergo. Diciamo, questi stalker hanno questo nome che li chiamano perps, Sì, da ma quello che leggo su internet, bisogna quello che vedere leggo. però tra lo stalker e lo sperimentatore della tecnologia e delle armi, perché negli Stati Uniti d'America molti target individual vengono attaccati con le armi ad energie dirette e subiscono bruciori, ustioni, scoriazioni su tutto il viso. Ovviamente queste persone hanno capito perché nel 2001, quando io ho cominciato a parlare di queste argomentazioni che ho portato la prima denuncia perché rilevavo le frequenze sui miei cellulari che erano devastanti, queste frequenze non creano solo tumori, leucemie, ischemie cerebrali, trombosi, eccetera, 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 ma creano addirittura una modifica genetica sul corpo, una modifica del DNA. Loro sperimentando queste frequenze sanno la tolleranza del corpo umano sotto determinate sollecitazioni attraverso determinate radiazioni per poter poi sparare una frequenza su tutta la nazione e manipolare tutte le persone a loro piacimento. Così loro che cosa fanno? Se tutti pensano di andare a conquistare, vi faccio un esempio, il gratta e vinci, tutti vanno a acquistare il gratta e vinci. Se tutti pensano di andare a acquistare la droga, tutti andranno a acquistare la droga. Infatti ci sono determinati film, uno è Fattore di controllo. Questo film fa vedere proprio come attraverso la corrente elettrica e le radiofrequenze manipolano le persone nelle aree disagiate, perché più sono aree disagiate, più aree povere, e più possono simulare le depressioni e le dipendenze, perché dicono sono persone povere, non hanno i soldi, non possono praticamente avere una vita normale, allora hanno più depressione. Infatti, in molti quartieri di Roma dove ci sono case popolari, molte vittime mi hanno contattato e mi hanno detto nel quartiere si stanno suicidando parecchie persone. Ma sarà un Sì, caso? Io perché credo che poi la non è un caso. gente, tanti magari non sono informati di queste cose. Io ti dico, io sono stato fortunato dopo uscire da quella multinazionale. A parte che sono una persona molto, diciamo che sono un po' distratto anche su alcune cose, quindi su alcune cose io non ci faccio neanche caso. Però poi fortuna volle che hai incontrato il tuo sito, il sito anche di altre persone che hanno subito queste robe.
e perciò non sono andato dallo psicologo, perché poi alla fine ho detto che se è una cosa vera, io so per certo che quello che ho visto è vero, quello che ha registrato, purtroppo ce l'ho registrato, quindi non è frutto della mia immaginazione, questi sono reati che vengono fatti da queste agenzie, purtroppo sono reali, fanno di tutto per farti perdere le cose. Secondo me a me l'hanno fatto, come ti ho detto in precedenza, per il fatto, diciamo, che sto vicino a una persona che un domani potrebbe ottenere delle cose, loro sanno che questa persona un domani sarà sola, non avendo eredi, e l'hanno fatto per togliermi a me, sai, in mezzo alle scatole, una volta che abbiamo isolato Quindi ti questa hanno persona. attaccato anche a livello sentimentale. A me sta facendo di tutto, a me sta facendo di tutto per rovinarmi la vita. Non ci riescono perché fortuna vuole, Dio vuole, che sono più intelligente di loro. Bravo, hai detto la cosa giusta. L'unico. Perché ci sono delle vittime che hanno paura, che vengono viste dentro casa col proprio ragazzo, con la propria ragazza. Ti No, a me ho non me detto, ma lo. Non che. posso neanche spiare dentro casa, che non ho Ma nulla io infatti gliel'ho da. Anche se detto a queste non è persone, ma vero, state loro lo fanno. tranquille, non vi vede nessuno dentro casa. No, perché io lo so, Infatti, mi non vedono, poi si vede tutti i nessuno. vicini di Loro lo fa, casa dicono di questo. è tutta una questione psicologica. Loro ti Bravo, fanno credere bravo, cose che non sono vere. bravo, Se tu bravo. riesci a capire che questo, tutto quello che fanno è finto, che tutto quello che fanno è per danneggiare la tua psiche, tu già hai vinto. Perché Bravo. tu capisci che quello che fanno lo fanno, una cosa per farlo uscire fuori di testa, seconda cosa per renderti meno credibile agli occhi degli altri. Cosa che con me non sono riusciti a fare, perché io sono un ex comunque attivista sindacale, so parlare al pubblico, so rapportarmi con le persone, e loro con me ce l'hanno a morte con me, perché con me hanno perso in tutti i modi possibili e immaginabili. Loro sono un esercito e li ho Bravo. distrutti. E con questa intervista che farò girare, perché io la farò girare, anche se a livello anonimo su internet, però sa. Determinate persone sa che questa è la mia voce e sa che sono io a denunciare queste cose. Io ho tutti gli interessi, questi qua, di farle andare in galera, perché io non Bravo. voglio nessuna vendetta. Io non sono una persona che è vendicativa, che fa robe, perché è proprio quello che loro vogliono, farti passare per quello che non sei. Me lo dimostrerò sia a questa cittadina, sia un pochettino all'Italia, un po' a tutto il mondo, grazie al tuo aiuto e grazie a altre vittime che stanno denunciando in maniera seria questo reato, perché molte persone, come hai detto te in precedenza, denunciano l'uccellino, tutte queste cazzate varie che purtroppo lo fanno apposta Ma per renderti meno credibile. Ma è la manipolazione che se gli tu fanno fare invece sei quelle una cose. persona, diciamo, abbastanza, sei una persona che capisce questo tipo di reato, che capisce che ci sono queste tecnologie, che capisce che all'interno della società esistono questi gruppi di stalker organizzati, di queste spie civili, io ho tutte le intenzioni a questi di farli stoppare, Anche anche militari, militare. Ma a me non mi interessa, a me può essere anche la CIA, a me non mi certo. interessa niente. A me non mi interessa niente. Queste persone sono entrate con prepotenza nella mia vita, queste persone devono pagare. Certo. Vuoi dare un consiglio alle persone che ascolteranno questa tua intervista testimonianza? Il consiglio che do è di denunciare, prima cosa di fare esposti alle procure, se le caserme non accettano, se vedete che le caserme sono un attimino indaffarate o sono prese da altri impegni oppure li mettono in secondo piano, andate direttamente alle procure della Repubblica, presentatevi là con un esposto fatto bene, non scrivete cose che magari possono essere, diciamo, viste, che magari possono essere archiviate. Con denunce dettagliate di quello che vi è successo, con registrazioni e prove, perché chi poi si rende conto di subire queste manipolazioni e questi attacchi da queste agenzie deviate, compratevi, andate anche dai cinesi, che adesso ci sono questi negozi di cinesi con un registratore con 15-20 euro, lo comprate, prendete il registratore, ce l'avete sempre in tasca, 24 ore su 24, oppure quando uscite. Avete sempre questo registratore in tasca, se non succede niente cancellate la registrazione, oppure se succede qualcosa mettete qualcosa in un hard disk, in una chiavetta, quando ci sono abbastanza prove presentatevi alle procure, alle caserme e esponete questo problema, perché questo problema è reale, queste persone fanno parte della società, sono persone che sono viste bene dalla società, ma questi sono dei criminali di Stato. Queste persone devono essere smascherate,
perché non è possibile che quasi nel 2020 ci siano ancora di questi criminali in mezzo a una popolazione rea che non conosce questo reato, e queste persone vanno denunciate. Sì, Niente. infatti abbiamo delle nuove vittime che entrano a far parte di questo mondo, che molte volte ci dicono: "Ah, ma io pensavo che ero diventata pazza, malatamente, No, 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 schizofrenica." no, no. Io ho detto: "Guarda, che non sei pazza, malatamente, schizofrenica." E poi incominciano a parlare, incominciano a dire dei dati tecnici, ma proprio perfetti, dalle manipolazioni che gli fanno, ma le stesse manipolazioni che hanno fatto a me, ma le stesse manipolazioni che hanno fatto a tante altre vittime, che io poi ho fatto le interviste di testimonianza, l'ho pubblicate su internet. Noi abbiamo creato un gruppo di aiuto e d'ascolto a Roma. Ogni tanto facciamo dei raduni, ci incontriamo tutti quanti insieme per parlare e confrontarci, per capire le cose, insomma, che ci accadono, perché molte di queste vittime stanno diventando anche loro dei ricercatori e studiano questo fenomeno di attacco e manipolazione. Una volta un ragazzo mi ha contattato e mi ha detto: dice, lei mi ha salvato la vita. Io ho detto: come ti ho salvato la vita? Dice, sì. Dice, io stavo sulla finestra, dice, mi volevo buttare di sotto perché credevo di essere diventato pazzo, sentivo sempre le voci in testa, parolacce, minacce. Dice, a un certo punto stavo cercando su YouTube o su internet dei filmati che parlassero di questa cosa, dell'MK Ultra, il controllo mentale, manipolazioni, ma non trovavo niente, perché ovviamente loro bloccano le indirizzazioni dei nostri file mentre facciamo determinate ricerche, fanno in modo che noi non troviamo mai quello che a noi ci interessa realmente trovare. Dice che lui ha messo un filmato su YouTube. Parlava del sistema MK Ultra. A un certo punto finisce il filmato MK Ultra e fatalità, lui mentre stava lui sulla finestra, dicevo: mi butto, mi butto, mi butto, è partito un mio filmato che io urlavo e dicevo: basta, mi attaccano con queste armi, mi attaccano queste frequenze, dobbiamo unirci tutti quanti, dobbiamo denunciare. Questo che ha fatto, si è fermato, ha chiuso la finestra, si è seduto e ha cominciato ad ascoltare. Ha detto: allora non sono pazzo, non sono malato di mente, sono questi che mi attaccano con queste armi. E mi ha scritto un'email, che infatti sono stato molto contento quando mi ha scritto, mi ha detto: lei mi ha salvato la vita, se no io a questo già mi ero buttato di sotto perché credevo di essere No, diventato pazzo. ma ti ripeto, chi non conosce, diciamo, questo tipo di reato è molto difficile, perché poi comunque questi qua faranno di tutto per farti perdere la credibilità. Purtroppo sono persone, ti ripeto, quelli che, diciamo, sono in persona genere, loro li chiamano schiavi, pedine, ma dietro a queste pedine c'è comunque gente di alto loco, ci sono dei psicologi, ci sono delle persone molto intelligenti che possono manipolare, hanno anche gli strumenti per farlo. È l'unica cosa da fare quando una persona si sente una violazione dei propri diritti più o meno evidente, cercare un attimino di fermarsi, di capire un attimino la situazione che sta vivendo, e di contare fino a 10 prima di fare determinate cose e prima di fare un determinato gesto. Purtroppo c'è gente che purtroppo questo reato si è uccisa, perché si è uccisa. Sono tantissime persone che si sono uccise, tantissime persone che hanno perso la vita o sono finite nei manicomi grazie a TSO, perché questi ti inducono a fare queste cose qui. Io credo che quando queste persone credono di essere sotto attacco da queste agenzie, di dare un attimino uno sguardo sull'internet, sul web, che purtroppo questo è un reato che oramai è a livello mondiale, perché le vittime non ormai sono milioni in tutto il mondo, attaccato più o meno chi di più, chi meno. Io sono di quelli, diciamo, che attaccato in maniera lieve, perché mi hanno fatto lo stalking sociale, ma me lo stanno facendo per altre cose. Però sono persone che testano, proprio come dice Emiliano, queste tecnologie all'interno della testa delle persone. Quindi prima di andare da psicologi, prendersi dei psicofarmaci, fare un giro sul web e vedere che effettivamente esistono queste manipolazioni di massa, che sono reali. Purtroppo queste sono agenzie deviate che fanno parte della società. Fino adesso sono, diciamo, ignorate. Io credo che questa roba viene fuori, Emiliano, perché questa roba viene fuori.
oramai sono sta tantissimi. già uscendo tutto fuori. Viene fuori prima o poi qualcuno, io credo di parlare, io ho un'amicizia con un comandante dei carabinieri, un pezzo abbastanza grosso, ogni tanto mi telefono perché sono una persona che comunque nella mia vita ha costruito tanto, sono stato a Cina, avevo anche ero, diciamo, sono stato componente di un partito politico, ho conosciuto vari sindaci di città importanti come Verona, persone molto importanti come un economista, quindi io ho amicizie abbastanza grosse, che quando poi alcuni di loro hanno saputo questa cosa che mi sta succedendo, hanno detto: aspetta un attimo, questa è una persona che conosciamo bene, come mai c'è tutta questa diffamazione addosso a questo qua? C'è qualcosa sotto, infatti questa roba verrà fuori, ma io la farò venire fuori. Io con soldi o senza soldi, queste persone si sono intromesse nella mia vita e a questi li devo distruggere. Con Certo, qualsiasi mezzo, certo. con soldi o senza soldi, perché comunque io sono stato sempre una persona moderata, non ho mai fatto niente a nessuno, non sono mai stato uno che mi sono creato dei problemi a dire. Uno che sa che fa delle risse, questa roba qui, mi hanno fatto dei file finti, addirittura mi hanno fatto perdere un sacco di posti di lavoro per cose non vere, per diffamazioni, a questi devo distruggere. E ci arrivo o con soldi o senza soldi, io ci arrivo. E a questi tanto mi fermerò quando a questi li vedo sottoterra. Infatti, molte vittime dicono tutti la stessa identica cosa, che li vorrebbero prendere e fargli la stessa cosa che hanno No, subito sottoterra, ma loro. non che gli faccio io una violenza perché non mi rovino la vita Bravo, culturalmente di bravo. quello che hanno fatto. Sottoterra a livello giuridico, perché questi qua mi hanno messo in una lista nera di morti, io li metto in una lista bianca di giustizia, perché questi qua, io con le prove che ho, e prima o poi qualcuno lo trovo che mi dice: aspetta, questo ragazzo mi sembra una persona abbastanza lucida, abbastanza a posto, apriamo un'indagine, perché si fa presto beccare uno. Ricordati, Emiliano, che questi sono dei grandissimi codardi, È perché solo vero, dei codardi è possono vero. fare una roba del genere, sono dei falliti della vita, Bravo, bravo. dei falliti che non hanno niente, persone che non hanno anima, questi sono dei falliti a tutti, quindi questa è gente debole, una persona che fa una cosa del genere, una persona debole, perché una persona con un minimo di coscienza morale non farebbe mai una roba del genere, mai. Quindi questi, le persone, io leggevo su internet, c'è un altro ragazzo che era attaccato di questi qua che aveva paura, io ho scritto un messaggio: non avere paura, questi sono dei codardi, questi sono dei codardi con la C maiuscola. La gente non deve avere paura di sta gente qua, questa è gente che scappa, io l'ho visto con i miei occhi, scappano perché sono dei codardi, sono dei codardi, sono dei falliti della vita. Si devono abbassare perché sono un fallito, si può abbassare a fare una cosa, un essere umano, una cosa del genere, un essere umano, eh? Sono un fallito della vita, perché una persona con un minimo di coscienza, roba del genere, non l'avrebbe mai fatta. Questi fa si fanno schifo da solo, perché questi si faranno schifo da solo. Sono la maggior parte dei narcisisti maligni, io ti parlo anche nel termine psicologico, perché questi sono dei narcisisti in una maniera incredibile. Persone magari anche sataniste, su frustrati della vita, questi c'hanno tutto Mercenari. da mercenari, questi c'hanno tutto a livello negativo a favore. Quindi è gente che non ha una coscienza. Quindi queste persone qua, secondo me, se vanno eliminate dalla faccia della Terra, rimandiamo il pianeta un pochettino un po' più pulito, perché questi sono Certo. veramente delle persone. Io non mi sento superiore a nessuno, ma rispetto a questi, guarda, sono superiore, a parte che secondo me anche il mio cane è superiore a loro, perché ci vuole poco ad essere superiore a elementi del genere. Quindi lasciamo stare, dai. No, no, ma c'hai pienamente ragione perché stai dicendo delle cose giuste, perché non è possibile che dei militari o paramilitari deviati, mercenari deviati che operano con questi sistemi d'armamento, con queste tecnologie, hanno disponibilità di miliardi di euro per attaccare e sperimentare tecnologie su cavi umani, su vittime innocenti. Cioè, ma Hanno dove... una fortuna, ma poi io dico pure io, no? Pure l'intelligence italiana, oppure un'alta carica che c'è nello Stato d'Italia. Dico, a posto di usare questi soldi per far progredire il paese, per cercare di mettere a posto le cose, per cercare di trovare cure per, che ne so,
qualche malattia, qualcosa, quelle usate per cosa? Per distruggere la popolazione, cambiare No, se all'incontrario. no non guadagnano più, no? Se te trovi la cura del cancro, ti faccio un esempio, questi non guadagnano più perché la radioterapia per queste persone malate, la chemioterapia per queste persone malate costa un sacco di soldi. Addirittura hanno trovato un farmaco che è in grado, una sorta di vaccino, diciamo, che è in grado addirittura di distruggere le cellule tumorali, ma hanno detto che una fiala di questo antitumorale costa tipo 300-400 mila euro. Ma chi si può permettere una fiala del genere? Solo ultra ricchi, perché poi devi fare una cura che dura praticamente anni. A loro questo gli interessa. Io mi ricordo tanti anni fa c'era una biologa che è andata in, non so, nell'Amazzonia o in Kenya. Di preciso, non so che foresta di preciso era andata. Lei studiava praticamente dei gorilla, dei scimpanzé. Si è accorta che questo gruppo di scimmie, questo gruppo di gorilla scimpanzé, non avevano tumori. Dice: ma com'è possibile se io studio praticamente il DNA di questi animali, faccio le analisi di questi animali? Ha notato che nessuno di questi animali era mai morto di tumori. Ha incominciato a studiare questa cosa, ha trovato tipo una sorta di vaccino che ha voluto provare su una persona che praticamente stava in un villaggio vicino, perché la gente gli diceva che questo bambino aveva questo problema e lei ha detto, dice, faccio questa prova, dice, perché ormai il bambino è pieno di metastasi, voglio fare questa prova. Facendo questa prova lei si è accorta che praticamente sono decredite le metastasi tumorali e il bambino si era ripreso. Lo sai che fine, come lei ha mandato tutti gli incartamenti di quello che lei aveva scoperto, delle analisi che aveva fatto, dei test che aveva fatto, l'ha mandati alla sua azienda, società che la sovvenzionava. Ma sai che è successo? Non l'hanno più trovata questa donna. Hanno detto che è stata ammazzata dai bracconieri. Figurate un po'. Perché aveva scoperto un farmaco che poteva salvare milioni di persone. Adesso ultimamente si parla da tutte le parti, le scie chimiche, i vaccini che li devi fare forzati ai bambini. Vabbè, lì su quella questione di scie chimiche, sta roba qui, io non è che ci credo più di tanto, però su che fatto che comunque magari manipolano il tempo con qualche La tecnologia, guerra con climatica, qualche cosa, magari quella è la guerra sì, climatica lì. sicuramente ci sarà, sicuramente faranno qualcosa, però qui. Molti capo di Stato maggiore hanno detto che la guerra climatica è in atto perché avere il potere di gestire il clima di determinate nazioni è una cosa Ah, lì molto è una importante. cosa fondamentale, lì puoi fare quello che vuoi. Le armi Una volta che gestisci sismiche. prima. Hanno parlato di armi sismiche che addirittura possono provocare i terremoti. Cioè, a loro non gli interessa creare l'attacco per distruggere determinate cose. A loro gli interessa creare l'attacco per prendere appalti. Perché se te simuli o crei un terremoto in una nazione, vuol dire che distruggi delle case, ma quelle case, una volta distrutte, lo Stato in qualche modo gliele deve ricostruire perché risulta calamità naturale. E lì partono Beh, certo. centinaia di miliardi di appalti per ricostruire il tutto. Quando è crollato il ponte a Genova, ma la cosa strana, prima piove, si abbassa la Stavo nebbia. pensando io, però qui sto pensando adesso, Si non lo vuol dire, abbassa però. la nebbia, all'improvviso si abbassa la nebbia, partono delle frequenze anomale dal cielo che hanno detto, dice, no, è stato un fulmine. Crolla il Fulmine ponte, barbare, certo. crolla il ponte e dopo che è crollato il ponte crolla il pilastro principale. Ma scusa, ma se il ponte ormai è crollato, quindi sul pilastro principale non c'era più tutto il peso del ponte, no, crolla pure il pilastro principale. È come le Torri Gemelle, che hanno detto che le Torri Gemelle sono cascate perché c'era l'incendio e chi l'ha progettata ha detto, dice, non è possibile che con quell'incendio. L'hanno messo sicuramente la dinamite sotto a dei garage per Brava, fare brava, ma la qualcosa del genere. stessa cosa
pensano molte persone che è stato minato anche il ponte di Genova, perché lì si parla di centinaia di miliardi d'appalti, perché il ponte deve essere ricostruito, ma l'architetto che ha fatto quel ponte non ha fatto solo quel ponte in Italia, ne ha fatti centinaia. Allora adesso che cosa devono fare? Devono fare uscire fuori appalti su appalti, appalti d'appalti, per poter andare a vedere e mettere in sicurezza gli altri ponti. Ma Ah, siamo poi una cosa che ti volevo pazzi? dire, queste persone, sai Dimmi. cosa mi dicevano? Anzi, cosa mi dicevano e cosa mi dicono? Che non bisogna vivere una vita. Loro praticamente ce l'hanno, diciamo che quello che ho capito, ce l'hanno a morte con me, perché io sono una persona che vive nell'onore, nella dignità, cioè si deve vivere senza dignità, senza onore. Non siamo più negli anni 60, ma cos'è sta roba? No, no, Come no, se non io. ci Come se cascare, io. non ci Ma lo so, cascare in queste cose. come. La roba è incredibile, guarda. La dignità, Lo so, lo so. E noi, allora, infatti molte vittime che vengono attaccate da queste cose questi ce l'ho sistemi, registrate, non è che sono cose che mi sto bravo, inventando, bravo, ce l'ho bravo, registrate. quelli sono messaggi che ti vogliono proprio mandare per farti capire, insomma, come funziona il sistema deviato e come loro molte volte inducono le persone a fare delle cose che non dovrebbero essere fatte. Infatti ci sono alcune persone che hanno fatto dei video, non diciamo ovviamente il loro nome, che hanno fatto dei video e l'hanno pubblicati su YouTube. Alcuni di questi video sono molto interessanti e sono molto tecnici. Infatti, quando queste persone non vengono attaccate con queste armi, con queste tecnologie, fanno dei video tecnici che spiegano perfettamente come funziona questo sistema di controllo, manipolazione e questo stalker, queste organizzazioni di stalker che gli creano i danni. Ma molte volte, purtroppo, quando queste persone sono manipolate, fanno dei video che sembrano persone malate di mente, o addirittura video che sembrano sceneggiature di film pornografici. Però io ti dico che quando loro vengono attaccate con questi sistemi, perché io sono testimone di una di queste persone che veniva attaccata con queste armi e lei l'attaccavano con queste armi e io rilevavo anche io le frequenze che gli sparavano addosso. Infatti io ho detto: "Ma che ti stanno attaccando in questo momento?" Dice: "Sì, dice, mi stanno attaccando, mi sto sentendo male, mi si sta alzando la pressione." Ma la frequenza la sentivo pure io che gli stavo vicino. Infatti questa persona è scesa di corsa a casa sua. Si è misurata la pressione che era arrivata alle stelle, perché ovviamente prima ti attaccano con la psicologia del terrore, poi ti simulano infarti, blocchi respiratori, sogni pilotati che sembrano film a realtà virtuale, Questo è vero. incubi in continuazione, ti Questo è fanno vero. credere che ti uccidono ogni minuto, che ti ammazzano ogni minuto, ma è una persona normale, ma come può vivere una vita così? Ogni volta che sente qualche frequenza o qualche suono o qualche manipolazione sul corpo, ovviamente entra subito in suggestione, si mette paura e gli semplifica tutti i malesseri possibili e immaginabili perché vengono indotti da loro con questo sistema di tortura psicologica. Sì. Purtroppo è una cosa che spero che venga alla luce, perché oramai ne siamo tanti in tutto il mondo. Speriamo che qualcuno con un po' di coscienza morale porta alla luce queste cose, perché non credo che, ti ripeto, che lo Stato non sappia niente di sta roba. Io credo che lo sappiano bene, e prima o poi io penso che sta roba esce fuori, perché va bene ai soldi. Perché se lo so che queste persone comunque prendono anche dei soldi e fanno queste robe, però poi qui si sta andando proprio a distruggere l'umanità, che tu inizi a far fuori noi, però poi dopo inizi a far fuori loro, perché non è che loro sono immuni da questi attacchi possono capitare anche a loro. Ma Quindi. magari capitano questi attacchi a loro, così ce li leviamo subito dalle scatole, vedi che questi non entreranno più dentro questi laboratori a fare questi esperimenti, non andranno più a fare determinati Perché da reati quello che ho contro capito, l'umanità. quando avete tolto le persone che hanno abbastanza con un intelletto superiore alla media, persone che comunque hanno un forte carattere, persone che hanno un'intelligenza tipo come la tua, una volta che hanno tolto noi, poi rimangono loro, secondo me loro non sono immuni da sta roba qui, perché poi alla fine colpiscono anche loro. Ma E loro non è che sono certo. come noi che combattono e espongono queste cose. Ora, essendo che sono degli schiavi e dei codardi, questi sono i primi che si impiccano, perché questi sono dei grandissimi deboli.
Queste sono Sì, persone deboli, non ci ho è che. pensato pure io a questa cosa, che come loro vengono attaccati con questi sistemi, conoscendo i trattamenti che hanno fatto disumani alle altre persone, loro immediatamente si suicidano perché capiscono subito che non verranno più staccati da questi sistemi. Oppure che li Quello, porteranno quindi proprio alla fine, li diciamo che, porteranno. no, che noi quelli, diciamo, che stia subendo, noi viti che stia subendo questa cosa in maniera, come dire, deviata, stia cercando di salvare anche loro, perché loro sono talmente degli ignoranti che non capiscono che questo non è un gioco, questo è un crimine, e queste sono purtroppo torture psicologiche, torture elettromagnetiche, queste armi vere che possono colpire anche loro, e quindi noi fondamentalmente stiamo combattendo anche per loro. Certo, io l'unica cosa però che non riesco a capire, no? A noi ci contattano persone militari, persone della polizia, guardie carcerarie, cioè guardie penitenziarie, ci contattano tante persone e queste sono pure persone delle forze dell'ordine e forze armate. Ma lo Stato, quando vede che partono queste tecnologie e attaccano queste persone, perché non fa niente? Questo che non si riesce a capire, allora vuol dire che noi viviamo Forse sono sotto degli totale interessi. dittatura. Questa è una Sì, questa è una dittatura dittatura vera e propria. militare vera e propria, una Sì, dittatura neurale vera e però propria. sai l'impressione che ho avuto io? Che ci sono persone che fanno queste cose a malincuore, sono persone invece che godono proprio nel vedere che una persona magari fallisca a livello economico. Io sono una persona che comunque è venuto dal niente, non è che mi sono costruito chissà che cosa, però comunque ho tanti sacrifici con la mia fidanzata, che è riuscita a comprarci una casa, a fare dei sacrifici, a costruirci il nostro, diciamo, piccolo orticello. E questi come se avessero la goduria di farmi fallire. Infatti questi qua stanno creando questi file finti nei posti di lavoro per dire guarda, questo qui uscito da qua non è riuscito a trovarsi più un altro posto di lavoro, cosa poi non vera perché io questi qua l'ho fatti chiamare dai carabinieri, i carabinieri hanno chiamato questa multinazionale tedesca delle persone che lavoravano lì perché io purtroppo oramai la cosa era stata talmente evidente che poi sono dovuto andare dai carabinieri per tutelarmi la mia salute perché purtroppo questi qua ti fanno passare per quello che non sei, io quello che Certo. vedevo era vero, e tra l'altro c'ho anche delle registrazioni delle prove, si scritte, si registrate, e questi qua vanno dai carabinieri, dissero loro, si negarono tutti, dissero no, ma magari averci le persone come lui, quindi non sono io che sono una problematica sul lavoro, siete voi che non volete più che io lavora e che non viva più perché sono venuto a conoscenza di questi sistemi che ci sono nella società e che sono nella popolazione. Non ho capito, ditemi dove devo andare almeno e guarda, tu vai, che ne so, in questo determinato paese, in questo paese qui, non ti faccia più niente, che io prendo tutto e me ne vado. Perché è Certo. inutile che vado dove vado, questi qua mi fanno perdere dei posti di lavoro. Quindi non ditemi che non è lo Stato, perché non penso che non sia lo Stato, io credo che sia lo Stato e l'ho detto anche ai carabinieri, ho detto, magari non è lei, che lei rappresenta lo Stato, però magari non è lei come maresciallo, come comandante, magari anche all'oscuro di queste cose, però queste cose esistono e questi qua devono fare di tutto. Noi specialmente che denunciamo questa cosa in maniera dettagliata, perché bisogna fare attenzione a denunciare e a non cascare nei loro tranelli, perché loro faranno di tutto per farti passare meno credibile. Ma quando invece beccano persone credibili, tipo come me, come te e come altre persone, questi qua, vedi che questi qua hanno la paura, come hanno molta paura. Perché io vedo che queste persone comunque prima mossa si sono fermate a livello dello stalking sociale, non mi fanno più lampeggiamenti, sa, ma hanno creato dei file finti, hanno creato tipo una sceneggiata, dai, da questo qui a partire con questo mafioso, ma come fa a essere un mafioso uno che lo cambia di reparto e si mette a piangere? Ma io, boh, ma stai scherzando? Uno che va in depressione con lo cambio di reparto, come fa a essere un mafioso? Poi No, loro lo fanno apposta questo sì, perché devono ma lo avere so, ma una infatti io l'avevo scoperto subito, giustificazione. sono anche stupidi che Perché a ho livello scoperto tutto. giudiziario devono avere la giustificazione. Perché se qualcuno magari fa partire una falsa indagine su di te, loro Sì. dicono: ma questo che reato ha fatto? Ma questo è un mafioso, è un terrorista, un narcotrafficante. E si inventano l'alibi. Gli serve l'alibi ai servizi deviati per far credere qualcosa che non esiste su No, di te. io a parte che su di me hanno fatto sto file che dicevano che ero un mafioso, queste robe qua, io parlo proprio
di come ne hanno creato questo stalking partendo dal mobbing aziendale che mi è stato fatto in questa azienda multinazionale italiana, mi hanno fatto credere che questo qui era un mafioso, quando poi questo qui mafioso, non lo so se è un mafioso, però questo, secondo me è un mafioso, prima cosa non si mette a piangere, solo cambio di reparto, seconda cosa non è una persona che fa un casino, ma questo è un poveraccio che secondo me è uno schiavo di questa organizzazione, secondo me lui ha fatto anche a malincuore che la gaffata è stato comandato da qualche vertice sicuramente, però quando poi viene a scoprire l'intralazzo e dei falliti, perché questi sono dei mortaccioni falliti, ma che stiamo parlando di gente, qua stiamo parlando di gente ignorante che secondo me non ha nemmeno la quinta elementare, messi in ruoli non competenti, perché poi la colpa non me la prendono nemmeno con loro, me la prendo con chi l'ha messi lì, perché poi alla fine questo qui è un mortaccione, un poveraccio. Poi alla fine si è dovuto sapere, si è dovuto scoprire che c'è tutto questo ingranaggio, tutta sta roba che hanno fatto contro di me, una roba incredibile, che alla fine io beccai pure un ingegnere che lavorava, sì, che Ma mi non lo conosce da fanno dieci solo a anni. te, lo fanno anche a Sì, altre l'hanno fatto centinaia di tantissime vittime. persone, lo so, questo lo so bene. Perciò sta roba qui deve venire a galla, perché questa roba Certo. qui deve venire a galla. Va bene, allora è passata già 1:20. Questa intervista, siccome il discorso è molto, molto serio, poi sta dicendo delle cose molto importanti, quindi è bello anche parlare con te e dialogare. A me mi farebbe piacere incontrarti di persona se vieni a Roma quando faremo qualche evento Appena mi importante. sistemo un attimino economicamente vengo sicuramente, perché vorrei conoscerti proprio come persona. Ma no, ma ti presento pure a tutte le altre vittime, a tutto l'altro gruppo, insomma, che abbiamo creato a Roma, che serve come supporto per aiutare proprio queste persone attraverso la nostra associazione, che è il Centro Italiano Ricerche. Gruppo vittime del controllo neurale, ovviamente io gestisco questo gruppo per portare avanti le loro testimonianze, le ricerche, tutto ciò che può essere utile per salvare queste persone, insomma, da questo olocausto, da questi esperimenti neurali che vengono fatti su tutte le persone. Mi ricordi di dove sei, di preciso, la regione? Emilia Romagna. Ah, dell'Emilia Romagna. Al limite, se altre persone dell'Emilia Romagna, altre vittime dell'Emilia Romagna che vengono attaccate con questi sistemi, se te vuoi, ti possiamo mettere in contatto tramite email con queste Certo. persone, così possiamo creare dei gruppi uniti nelle varie regioni, così c'è la possibilità poi di avere un supporto. Io ti contattavo prima cosa per fare l'intervista, poi sono uno di quelli che, diciamo che sono una persona che avevano fatto un torto, purtroppo mi hanno tolto degli anni della mia vita, purtroppo è inutile negarlo, sono una persona che comunque allegra, però io sta roba qui la voglio far uscire fuori, l'unica cosa che si può fare è cercare di prendere tutte le denunce, diciamo tutta la documentazione che le vittime hanno e presentarci tutti insieme, magari ad una procura magari abbastanza grande, magari che l'avete lì a Roma, Lo faremo questo, io vorrei faremo. fare un qualcosa del genere, magari Sì, una sì, sì, singola sì, sì. denuncia fatta da migliaia di persone, così questa cosa può essere presa in considerazione da Sì, qualcuno. faremo una denuncia collettiva, la Perché a daremo. questo punto, perché le denunce vengono fatte, ma vedo che comunque le forze dell'ordine non vengono, non so, non prendono in considerazione queste cose. No, 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 no. Purtroppo queste Vogliamo cose fare devono. questa cosa qui, infatti. Noi vogliamo fare una denuncia collettiva attraverso la nostra associazione, il Centro Italiano Ricerche, che ha un avvocato, delegare l'avvocato e come associazione che tutela le persone per il sociale, andare a denunciare, così noi veniamo tutelati sia dal fatto dell'associazione, sia dal fatto dell'avvocato dell'associazione e poi da tutte le nostre testimonianze che noi abbiamo. E quando veniamo chiamati, andremo di persona oppure tramite delega, tramite l'avvocato, per poter esporre questi fatti. Perché questa è una cosa importante, perché se uno solo denuncia non succede niente, ma se 1.000 denunciano tutti quanti la stessa identica cosa, cambia questa cosa. Beh, certo. Così abbiamo la possibilità poi pure di
andare anche alle radio, alle televisioni, a parte che noi con la radio web ci Io ho seguono contattato tantissimo. anche personalmente, avevo contattato anche le Iene, dico la verità. Bravo, bravo, scriviamo alle Iene, perché tutte le persone, tutte le vittime, se incominciano tutti a scrivere alle Iene e dire che c'è un gruppo, un'associazione delle vittime che stanno denunciando che vengono attaccate con queste armi e con queste tecnologie, vedi che le Iene incominceranno a venire da noi. E noi Sì. facciamo un'intervista con loro. Quando l'intervista arriva su Mediaset e Mediaset poi la mette in prima serata, tutte le altre vittime che non sapevano niente di questa storia si cominceranno a risvegliare da questo sistema e cominceranno a venire tutti da noi a denunciare tutti quanti quello che stanno subendo. Così possiamo fare la denuncia collettiva perché diventiamo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 persone. No, ma ne siamo tanti in tutta Italia, ma c'è molta ignoranza su questo reato, che purtroppo è molto difficile da dimostrare, però era molto difficile da dimostrare perché ad oggi sono tantissime persone colpite, ci sono tantissime prove, tantissime registrazioni, le tecniche sono quelle, quindi se ci sono dei libri, perché in America hanno fatto anche dei libri per questo reato qui, se quello che c'è scritto nei libri è uguale a quello che noi portiamo nelle registrazioni, è uguale che a noi quello che portiamo alle procure con i nostri esposti, quindi questo non è più una fantascienza, non è più un'alienazione mentale, ma questo è un reato che deve essere ufficializzato, sì, prima cosa con un decreto legge, che deve entrare in Parlamento, che c'è qualcuno che deve prendere in considerazione questa cosa come un reato. Perché il Certo. mobbing in alcuni, a parte che il mobbing sul lavoro c'è sempre esistito, ma il gang stalking in generale, per esempio in Svezia, è una nazione dove è molto tutelata per quanto riguarda le pressioni psicologiche, sia fatte da aziende, sia fatte da datori di lavoro in generale, è una nazione molto avanti e queste persone vengono punite con il carcere. Certo. Quindi, Ma anche sta roba qui. le torture che subiamo, fisiche e psicologiche. Quella lì specialmente, ti ripeto, una cosa, io fortuna non ho, diciamo, quello che ho subito io è in maniera lieve, però comunque mi hanno fatto perdere dei soldi, comunque mi hanno rovinato una reputazione, comunque questi mi hanno creato dei danni e io voglio essere risarcito a queste persone qui, Certo, è certo. perché comunque non dico a livello economico, ma almeno a livello morale, che queste persone paghino per quello che hanno fatto, perché questi sono dei criminali all'interno della società e queste persone devono essere smascherate. Punto. Eh sì, infatti è vero. Va bene, io per adesso ti ringrazio tantissimo. Spero Grazie, che la mi auguro. tua, spero che la tua intervista, testimonianza, verrà ascoltata da molte altre persone che, come noi, vengono attaccate e subiscono queste, manipolazioni, cioè manipolazioni a livello della vita, manipolazioni a livello anche fisico, perché ovviamente abbiamo una pressione psicologica costante con la preoccupazione che prima o poi ci accada qualcosa creato proprio da questi manipolatori, da queste organizzazioni criminali paramilitari o sopraistituzionali. E quindi viviamo sempre in questa fase giornaliera, cioè vediamo tutto quello che accade giorno per giorno per riuscire poi a capire come uscirne fuori da questo, da queste strategie deviate, da questa psicologia del terrore che loro ci creano. Per adesso ti ringrazio tantissimo per la tua Grazie testimonianza. a te, Emiliano. E lascio la mia email alle persone che vogliono contattarmi e vogliono fare la loro testimonianza sulla mia radio web e sui miei canali di YouTube, vittime del controllo neurale @gmail.com. Voglio ricordare i miei canali di YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia, Emiliano Babilonia con la fotografia con l'occhio nero, poi abbiamo la radio web Emiliano Babilonia Spreaker e Emiliano Babilonia Mixcloud. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia e ringraziamo il nostro amico per la bellissima testimonianza che lui ha fatto. Grazie, salve, arrivederci.